a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video assolutamente speciale, unico, come noterete già dalla location. Non mi sono trasferito, sono nel mio salotto, perché come vi ho spoilerato in questi giorni su Instagram, siamo qui per una prova veramente particolare. Proveremo la nuova Xbox Serie X e non c'è miglior posto del salotto di casa. E lo dico con un'accezione assolutamente positiva. Voi lo sapete che io sono patito di PC, non ho una grande passione per le console, ma neanche tanto per le prestazioni, cose varie. Vedo il PC quasi come una mentalità, una filosofia, stai lì, te lo crei, te lo curi, ma innegabilmente le console per giocare, pronti via e basta, sono la cosa migliore al mondo, anche perché poi sono stracomode. Soprattutto se poi a tutto questo si aggiungono delle prestazioni che le nuove console della nuova next gen riescono a raggiungere, perché finalmente le hanno imbottite con un hardware di tutto rispetto. Ed ecco perché siamo qui insieme a fare questa prova della nuova Xbox Serie X con un gioco nuovissimo, anche lui disponibile al day one delle nuove console, ottimizzato per l'hardware delle nuove console e quindi in grado di spingere queste prestazioni. Stiamo parlando di Dirt 5. Noi ragazzi avevamo già provato questo Dirt 5 insieme, ma un po' di tempo fa, era una preview, praticamente una demo, c'era pochissima roba. Questo qua naturalmente è il gioco completo che potete acquistare tutti quanti per le nuovissime console. A parte un gioco bellino per noi che ci sta da provare, ma poi tenete presente che essendo un gioco molto action, molto movimentato, direi che le fa vedere veramente, no? Le prestazioni di queste nuove console. Questa Xbox Series X ad esempio sarà in grado, è in grado, deve esserlo per quanto mi riguarda, perché altrimenti non va bene, tutto quello che abbiamo detto decade, ma fa girare tutti i giochi in 4K a 60 fps, praticamente come il mio PC. Alcuni giochi pure a 120 fps, ma immagino giochi un pochettino più blandi così. È sicuramente un risultato notevole. Parliamo dell'Xbox Series X ragazzi, perché ho quella da provare, mi sembra quantomeno educato fare riferimento a quella, ma ovviamente io non ho una vera preferenza, piacerebbe provare anche la PS5 e soprattutto mi piacerebbe valutare una di queste nuove console da affiancare al mio solito PC, perché adesso che hanno anche queste prestazioni potrebbe essere davvero interessante. Alla fine saranno molto simili, diciamo che uno le sceglie per altro, perché comunque le prestazioni sono lì. Ad esempio esteticamente questo Xbox Series X, sto cubotto così, a me piace. Mi piace anche questo gioco perché per la prima volta lo vediamo in versione completa, quindi abbiamo una carriera qui da affrontare. Attenzione, Skoda. Poi cosa abbiamo qui? La Polo, la Citroen C3 e il Fiestino. Però sono tutte bloccate, io ho pochi soldi perché abbiamo appena Proviamo subito un po' di azione. Iniziamo sta carriera con la nostra scodina bianca. Ultracross, signori. Henningsvær, invertito però, in Norvegia. Oh la miseria. Grande impatto scenico, grafico, in queste inquadrature. Anche se questi sono filmatini, diciamo, preconfigurati, vogliamo vedere la sostanza del gioco. Ragazzi, io sto guidando così come il gioco mi dice di fare inizialmente. Non ho impostato robe particolari. Si vede già però che è fluido, eh. Cioè io le console non me le ricordavo così filanti, così definite. Chiaramente ragazzi, consigliatissimo uno di questi televisori nuovi in 4K LED, quantomeno per godere a pieno di queste nuove console. E poi è una meraviglia. Probabilmente se non ve l'avessi detto non si noterebbe la differenza dal gameplay che avevamo fatto di Dirt 5 sul PC e adesso qua. Anzi, posso dirvi la verità, sono sincero, potete credermi perché io sono un giocatore da PC convinto. Gira molto meglio qua adesso, è vero che quella era una versione pre, però è anche vero che su PC ogni volta driver e cose varie. Bisogna sempre aspettare adattamenti, fare adattamenti, invece qua pronti via subito così. E quest'hardware di queste nuove console riesce a spingere un gioco, guardate, così movimentato. Sto tirando delle testate, incidenti, ma frame rate che non si smuove minimamente, signori. Non si smuove minimamente. Tanta roba. Vediamo un pochettino. Ecco, chiaramente ragazzi non ci ho attaccato il volante perché non è compatibile, è la mia roba.
però mamma mia. Beh, a parte che sta cosa dei volanti è un po' una roba nuova, diciamo, tra virgolette, almeno per me, io quando ero ragazzino, adesso che sono qua al salotto con una console, mi viene in mente proprio quando ero più piccolino, mi sembrava di essere un pilota col controller in mano e queste visuali qua così, anche senza volante, ero contentissimo. Tanto lasciatemi dire una cosa, questo sì, a favore dell'Xbox Serie X, il controller non è cambiato rispetto all'Xbox One e io utilizzo il controller dell'Xbox da anni anche su PC perché sono veramente migliori. Questo è veramente un gran controller, è ulteriormente migliorato nel senso che ha qualche grip in più in giro che permette di fare più presa, probabilmente anche di zozzarlo di più, però vabbè, roba di poco. È sempre il conosciuto buonissimo controller di Microsoft. Intanto qua magari torniamo fuori, che sennò cominciate subito a bestemmiarmi dietro. No, gioca in terza persona, va bene. Stiamo provando, ragazzi, questo nuovo Dirt 5. Come gira? Benissimo, benissimo. Sulle nuove console. Veramente niente da dirvi, ragazzi. E fidatevi, se avessi avuto qualcosa da dirvi io, che gioco sempre su PC, vi avrei detto. Oh, sono 5 minuti che giochiamo, però ci sto facendo caso. Ho il cambio automatico, tutto automatico, proprio perché sto buttando l'occhio sulla TV, ma non trovo imperfezioni. Veramente, veramente ben fatto. Ah, che roba. Particelle che volano, frame rate costantissimo. Qua siamo in 4K 60 fps, ragazzi. E così sarà pure il video. Chiaramente YouTube lo sacrificherà un po', come sempre, però tanta roba. Vediamo qui. Cosa abbiamo? I SUV? Attenzione, l'X6? Peugeot 3008 versione Dakar? Cazzo è sto coso? Ah, sì. Ok, giusto. E poi questo? Attenzione, questo è un Mini? Eh sì, è un Mini, sì. E poi vabbè, questo qui è il Volkswagen, come si chiama? È sempre Touareg, però Race Touareg, è vero. Ah, perché già che ci sono, ragazzi, siccome questo è il gioco completo, fa piacere. Io purtroppo questa console dovrò restituire, altrimenti avrei portato tutta la serie. E comunque è un giochino che ci sta, ma fatemi un attimo esplorare quantomeno i contenuti. Italia, colonnata? Colonnata invertito? Ma la colonnata dov'è? Dove fanno il lardo, ragazzi? Voci di Giovo, Ponti di Vara, ma sono posti veri. Valle Marmifera, almeno, o perlomeno riferimenti veri, eh? Andiamo, sta Valle Marmifera, però tutte le categorie, Rally GT, quali sono le macchine? Scusa. Ah no, ok, inizia evento e forse... oh, la miseria. Addirittura abbiamo un Aston Martin no, però è la versione Larky. Guardate quante auto, ragazzi. L'M2 Competitions. Questa è una Mustang, questa è un Abarth, esatto. Lotus Exige R GT. Sto guardando perché nella anteprova che avevamo fatto ovviamente non c'era tutto questo. Bello questo TT da rally, molto bene. Poi Super Light, che sono robe, cagala, questi cosi, queste barettine. Ah, queste mi sa che le avevamo provati. Microsoft Store, questa probabilmente si blocca. Tra l'altro, ragazzi, l'Xbox Serie X ha gli stessi, cioè ormai è praticamente un PC a livello di contenuti. Mi sono sentito a casa provando questa, perché ormai appunto tra PC e Xbox c'è talmente tanta condivisione che sembra la stessa roba. Poi ci mettiamo adesso pure prestazioni pompate così, non fa quasi differenza. Certo, mouse e tastiera, ma beh, insomma, avete capito cosa intendo. Rally Cross The Peugeotino. Ah, un Megane RS. Cosa ben saltato qua? L'Audi. Questa è Subaru. Un'altra Mini. Sapete che è un bel gioco questo? Ha un sacco di roba. X Cross Ride sarebbe. Ah, ok, il SUV che abbiamo visto prima. È incredibile. Poi Pre-Runners. In che senso Pre-Runners? Bello. Un Mitsubishi Concept Chevrolet Colorado ZR2. Un Cayenne? Perché questo modello vecchio? È vero che come fuoristrada forse è quello che adesso son coupé i Cayenne. Ci sta come fa? Ma che è sto coso? È un Audi sta roba? Ma ragazzi, io voglio guidare sti cose, ma guarda quanto costano. Io ho 2 giorni in tempo qua, come faccio a fare tutti sti soldi? Unlimited, che vuol dire Unlimited? Roba proprio ignorante. Sì, più o meno, in effetti ci abbiamo preso dal nome. Sono pick up di quelli un pochettino incredibili. Modern Rally. Ah, Modern Rally sarebbero queste. Ok, quindi l'abbiamo già provata in carriera. Vuoi vedere un'altra? Classic Rally? Non mi deludere. Bravo! È targata Torino! Mustang? La Porsche. Poi vabbè, qui vedo una Lancia, un altro Porschettino. Basta. Anni 90. Bellissimo il 306. Ovviamente il Subaru 22B. La prima Lancer. L'Escort.
E questa la Clio. Marò, raga, che macchine ci sono. Lo so che io dovrei provare le prestazioni della nuova console con Dirt 5, ma intanto fatemi vedere il suo Dirt 5, che sembra un gioco di tutto rispetto. Lancia 037, BMW M1, RS200. Stupendo. Boh, ragazzi, visto che abbiamo deciso di provare un Eventino in Italia, io mi metto su questa 131 Abarth e la voglio provare assolutamente. Vediamo anche i sound. Le prestazioni le abbiamo viste, adesso le riproviamo in un'altra mappa. Devo dire che ste console, ma me lo aspettavo, altrimenti, cioè, nel senso, no, cosa stiamo qua a prenderci in giro? Se ci dicono che vanno forte, tocca crederci, soprattutto quando lo vediamo con i nostri occhi. E adesso però voglio vedere con i miei occhi pure questo Dirt 5. Porca troia, devo abbassare il volume, ragazzi. Tra l'altro avete visto, ho le solite cuffie mie che ho sul PC, le ho infilate nel controller dell'Xbox, meraviglia. E occhio che questa mappa è bella complessa, con sti ponti, ma ancora una volta sti 60 frame al secondo non si smuovono. E poi la grafica è buona, ragazzi. Guardalo l'abartino, aspetta, vediamolo anche da dentro. Allora, diciamo che sto Dirt 5, in generale, tutti questi Dirt, non hanno quella vena simulativa tipo il Dirt Rally, noi abbiamo provato il 2.0, però a livello di contenuti, di divertimento, e poi vi devo dire che la fisica di guida, comunque sto giocando con un controller. Però è un gran bel gioco, graficamente validissimo, ma quello l'abbiamo detto, ragazzi, questo è un gioco che esce oggi quando io sto registrando, quindi due giorni fa rispetto a quando vedete il video, ed è ottimizzato per l'hardware delle nuove console alla perfezione. Attenzione quante sportellate mi tirano. Essendo un gioco di corse, sostanzialmente ha 800 miliardi di frame ogni secondo che passano sullo schermo. Quindi, insomma, è un gioco che mette in crisi gli hardware, perché quando hai una scena così veloce, così continua che si susegue, l'hardware deve starci dietro, ragazzi, non è una banalità. Invece sta girando veramente bene, anche il primo sta girando veramente bene, ci sta dando la merda. Ok. Ragazzi, questa 131 Abarth ci ricorda un po'... No, quella era una Fulvia, quella di The Metaversone. Però, ora che è su console next gen, The Metaversone, in questa prova, sbuca anche con l'abartino di traverso. Che sorpasso qua. Oh! Sono due davanti, pensavo di essere secondo. Oh, questo non molla, ragazzi. Non ho guardato difficoltà, niente, Però... sono duri sti maledetti. È la valle dei marmi qua. Attenzione, dove siamo? A Carrara? Dove può essere sta valle dei marmi? Oh, allora sei stronzo. Dai, Abartino, perché dovete darmi fuoco sotto al ponte? Dai, volevano fare un po' di scena e vedere che gli effetti grafici, la console li regge benissimo. Ci sta, ci sta. Tutto fa brodo. Tutto fa brodonski. Oh, mamma. Super. Tornantone. Lieve freno a mano, poi la facciamo scivolare tutta. Beh, i primi due vanno forte. Scusa, che difficoltà ti imposta il gioco così di prima intenzione? No, Ciccio, però il podio non me lo levi. Ce lo andiamo a riprendere. Questo continua a insistere, sto maledetto, quanto lo odio. Hai idea! Ti tiro le cartonate, oddio! Mi sa che non l'ha presa bene. Oh, siamo all'ultimo giro, non falliamo, questo siamo un po' larghi, ma forse la richiudiamo di qua. Mamma, mamma, mamma. Oh, dove è passato? Cazzarola, stavo perdendo. Quanto manca alla fine? No, 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 no! Torna qua! No! Lo devo prendere! Mi butto!
Mi butto dentro di traverso. Muro. No, basta. Cazzo. Tutti? E che cos'è? Non è che sta 131 Abarth magari un po' scarsina rispetto alle altre. Quinto. Attenzione! Eh no, perché il primo c'aveva pure la 131 Abarth. Checkmate, Freeman e Lauren. Questo è il pod, stavolta ci finiamo giù. Tanta roba comunque, ragazzi. Grande grafica e grande stabilità di frame. 4K 60 fps, non è un giochino. In quella scatoletta lì così. Tanta roba. E soprattutto ben ottimizzato anche il gioco. Signori, ma in tutto questo ad oggi avrete già voi a casa le vostre nuove console next gen? Nel caso, fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare. Vi ripeto, io sono imparziale, mi hanno dato da provare l'Xbox Series X, grazie, mi fa piacere, ma ovviamente no. Diciamo che più che altro lo scopo ancora superiore era provare un gioco del genere che ci poteva interessare come Dirt 5, come girasse su queste nuove console, e vi posso dire che è una crema, è assolutamente stabile in 4K a 60 frame al secondo, nonostante sia un gioco che richiede una scena sempre di movimento, quindi comunque la console lavora. Mi fa molto piacere, ragazzi, averla potuta provare, e vi dico, questa generazione di console è quella giusta per prenderne una anche proprio mia da affiancare, ovviamente sempre al PC, magari per poter portare nuovi contenuti. Ma stai tranquillo, ti ho detto affiancare una nuova console, mica da sostituire. Subito si offende quel PC là dentro. Tranquillo. Io vi abbraccio, signori, e ci rivediamo in studio, ovviamente, nel prossimo video. Ma come sempre, anche se siamo in salotto, date un occhio alla descrizione e venite a seguirmi su Instagram. Sotto al video tanti altri link che vi possono servire. Ciao! Spero di essere stato a fuoco in tutto il video perché ho messo lì la camera, ma non sono abituato a registrare qua.